Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico. Anche in questa puntatona parleremo in modo sarcastico ed ironico del debito pubblico italiano e degli impatti sodomiti sui consumatori, della normativa del bail-in in caso di default Italia. Come al solito andiamo con ordine. Il bail-in fu introdotto dal governo Renzi nel 1 gennaio 2016. La nuova normativa europea era annessa alla direttiva numero 59 del 2014. Normativa, quindi direttiva europea, che era in totale e palese contrasto con quanto sentenziato dall'articolo 47 della Costituzione italiana, che recita, perlomeno recitava: la Repubblica italiana incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme. Ecco, questa frase è chiara ed univoca, non fa alcun riferimento alla tutela del risparmio sino ad una certa cifra, tantomeno fa discriminazione tra diverse forme di risparmio. Ragione per cui, in un fallimento, infatti, gli obbligazionisti erano trattati solitamente in modo diverso dai debitori chirografari aventi appunto attività creditizia ed attività commerciale. Ecco, ma tutto quanto è stato scritto in Costituzione è da molto, molto, molto tempo che è stato mandato tutto a puttane, appiccicandosi poi l'interpretazione a cazzo di cane, a mio avviso, che si tuteli il risparmio sino a 100.000 euro. Questa frase non è nemmeno vera perché dipende dalla disponibilità del fondo interbancario, che se necessitasse di essere espanso causa di un fallimento sistemico proprio indotto da un massiccio default sui titoli di Stato italiani, ecco, il fondo interbancario non potrebbe essere espanso ulteriormente, dato che non sarebbe possibile far accollare al sistema bancario altre perdite dopo un default da oltre 1.500 miliardi, più o meno la metà del debito pubblico italiano è classato in sostanza in Italia. Stima grossolana, spanna larga su un valore di 3.000 miliardi di debito, oltre 3.000 miliardi, che se fate 2.900 miliardi e rotti, ci aggiungete i 210 miliardi del superbonus, vedete che siamo abbondantemente sopra i 3.000 miliardi. E stimando grosso modo una propensione di classamento riguardo alle informazioni del 2019 con circa un 59% all'interno in Italia e un 40% grosso modo più o meno verso l'estero. Ecco, il tutto senza che vi fosse appunto una differenziazione tra piccolo risparmiatore, risparmio previdenziale e capitale nella forma ampia e diffusa di società speculatrici aventi per oggetto la negoziazione di attività finanziarie. Chi è, piglia in carta e porta a casa. Ragioniamo in breve quindi della normativa del bail-in, nel sicuro caso di, a livello microeconomico, di un totale dissesto, per totale e palese incapacità a rispettare i requisiti patrimoniali minimi di una banca. È logico che i suoi azionisti contribuiscano. Discutibile la scelta che i creditori della banca contribuiscono al salvataggio della stessa, secondo una precisa gerarchia di coinvolgimento che potrebbe appunto implicare la perdita parziale o totale del proprio investimento. Ecco, le azioni e gli altri titoli di capitale assimilabili alle azioni emessi dalla banca sono le prime attività finanziarie ad essere interessate, giustamente aggiungo io. A seguire le obbligazioni subordinate, poi a scalare le emissioni di obbligazioni ordinarie, ecco di cui bisognerebbe discuterne, e persino i depositi bancari per l'eccedenza oltre 100.000 euro, e anche qui bisognerebbe discuterle. Sono esclusi dal bail-in le obbligazioni garantite, i titoli di Stato, fondi comuni, ETF, SICAV, ossia i fondi comuni a capitale variabile, quanto gli strumenti assicurativi e i titoli presenti nel dossier titoli intestati a persone fisiche e giuridiche. Tutto il contenuto dei cassetti di sicurezza con depositi e libretti a risparmio sono anche questi esclusi. Ecco, questa è in breve la normativa a scalare del bail-in. Adesso ragioniamo intorno agli impatti di un default dei titoli di Stato italiani.
che sono diffusi ovunque come il prezzemolo. I titoli di Stato sono detenuti da banche, assicurazioni finanziarie e anche fondi pensioni, quelli privati. Sono l'ossatura portante di un po' tutti i tipi di fondi comuni, obbligazionari e bilanciati, nonché sono presenti in massa in tutti i fondi pensioni. I titoli di Stato, praticamente, in caso di un totale fallimento, si avrebbe impatti negativi né nefasti, appunto, per un default, con una totale perdita in conto capitale e una totale perdita in conto interessi, oppure una totale perdita in conto capitale e poi, qualora vi fosse una trasformazione del titolo di Stato in una rendita perpetua, si avrebbe, con un valore irrisibile, si poi causerebbe praticamente una perdita elevatissima anche in conto interessi. Ecco, ragionando intorno al bail-in, immaginiamo che una banca veda sparire nel suo attivo tutto il pacchetto di titoli di Stato italiani, oltre a subire la perdita in conto capitale e conto interessi. Anche correntisti che avessero sottoscritto i titoli di Stato presenti nel proprio dossier titoli subirebbero tale sorte. Assieme a loro anche tutti quelli che avessero comprato prodotti finanziari ed assicurativi, in cui all'interno del portafoglio vi sono presenti, appunto, come prezzemolo, titoli di Stato. Immaginiamo che la banca, con la scomparsa dell'attivo, sia praticamente ad un passo, anzi praticamente ormai sia a fallimento già dichiarato. Che cosa succederebbe? Ecco, in primis, prima di fallire, il CDA chiuderebbe tutti i prestiti a vista concessi ad aziende, in modo da riavere la massima disponibilità dei propri contanti sui prestiti dati alle aziende piccole, medie e grandi, artigiani ed imprese marginali, con prodotti classici, quelli a vista, come ad esempio aperture di conto corrente a vista. Sicuramente queste sarebbero chieste di rientrare in modo da avere, diciamo, la massima liquidità possibile. E chiaramente queste aziende, non è detto che tutte siano capaci di rientrare praticamente a vista sotto una chiamata. Di conseguenza si avrebbe praticamente fallimenti che già inizierebbero a iniziare su aziende e imprese marginali, artigiani, per appunto richiesta improvvisa di rientro delle aperture di credito in conto corrente a seguito di un default ai titoli di Stato. Sicuramente si creerebbero già incagli insoluti aggiuntivi proprio su questi prodotti dati a apertura di conto corrente, oltre che si aggiungerebbero come perdite praticamente ai titoli di Stato andati a default. Ecco, non potendo più di tanto la banca riscuotere liquidità per quella concessa sui prodotti a brevissimo termine, quindi a vista, inizierebbe a ripartire le perdite, evaporerebbero quindi tutti i fondi di riserva, tutto il capitale azionario, con un collasso della capitalizzazione di borsa nel settore bancario, ma anche assicurativo e finanziario, proprio per scomparsa delle riserve matematiche, e per espansione del passivo anche su obbligazioni bancarie di ogni tipo, dato che sarebbe molto elevata la percentuale di tassamento di debito pubblico nei portafogli bancari, che andrebbe a incidere anche sull'obbligazione. In caso di fallimento totale o parziale, il costo del default andrebbe a incidere anche sui conti correnti di persone giuridiche e fisiche per l'eccedenza sopra i 100.000 euro. E se la perdita fosse tale, non è detto che il fondo di garanzia dei depositi sia sufficientemente capiente, dato che si avrebbe praticamente un fallimento sistemico. Questo sicuramente tutte le piccole banche sotto il controllo di Banca Italia praticamente potrebbero praticamente avere una grossa crisi. Quindi praticamente sarebbe molto difficile espandere il fondo interbancario, che poi in sostanza sarebbe con un accollo di costi aggiuntivi sul sistema bancario, il quale sistema bancario, già percosso dal default dei titoli di Stato italiani e anche dalla crescita degli incali per insoluto sull'apertura di credito in conto corrente con chiusura a vista non chiuse, e quindi sarebbe impossibile andare a espandere il fondo di garanzia dei depositi presso il sistema bancario. Ecco, discorso a parte, sono le Poste, ossia Cassa Depositi e Prestiti, che non sono una banca, quindi le Poste operano con il risparmio degli italiani, con una parte del risparmio degli italiani, tramite garanzia statale, appunto, con titoli di Stato. Le Poste fanno finanziamenti alle regioni, per cui in caso di fallimento dello Stato verrebbe giù anche tutto il sistema delle Poste, oltre ai titoli di credito regionali, che sarebbero carta straccia, avendo questi ultimi la totale garanzia statale, la quale sarebbe venuta meno.
collasserebbe anche il sistema dei prestiti interregionali gestito da Poste e quindi da Cassa Depositi e Prestiti, che è prevalentemente composto da titoli di Stato, titoli regionali e poi ci sono un po' di immobili, oltre a gestire le fonti dei capitolati di bilancio pubblico nei trasferimenti regionali che si seccherebbero per default appunto il bilancio pubblico. La differenza sostanziale è che mentre un correntista di una banca avrebbe la speranza di poter accedere a una limitata ed insufficiente protezione da quello che ci potrebbe essere suddiviso dal collasso bancario, interbancario, ma con un piccolo cuscinetto in modo risibile del fondo interbancario dei depositi, ecco, i correntisti di Poste, non essendo una banca, non avrebbero alcuna garanzia e sarebbero colpiti giù in pieno, in quanto appunto una delle Poste non è una banca. Qualcuno potrebbe eccepire che le banche d'assicurazione e in modo marginale anche i fondi pensione hanno immobili in portafoglio e potrebbero vendere immobili per fare i contanti, dato che non potrebbero accedere ai prestiti di lungo periodo con BCE se questa non accettasse più titoli di Stato italiani appunto a default, essendo carta straccia, ossia non più trasformabile in moneta. Ecco, si potrebbe eccepire che tanto per vendere gli immobili non è come vendere un'attività finanziaria, ci vuole tempo. Inoltre non è detto che il Fondo Monetario Internazionale potrebbe intervenire, dato che di fronte a un default da 1.500 miliardi oppure da 3.000 miliardi, anche qualora fosse convertita in una rendita perpetua con un tasso irrisorio, ecco, l'impatto tale sarebbe così grande che un eventuale sostegno del Fondo Monetario Internazionale sarebbe comunque un intervento irrisorio e risibile. Poi diciamocela tutta nei denti, chi cazzo mai vorrebbe comprare immobili in uno Stato che ha fatto default per 3.000 miliardi con l'esplosione contemporanea un altissimo tasso di criminalità, furti, aggressioni, saccheggi, razzie, rapine con morti ed omicidi? Quanto cazzo mai varrebbero gli immobili di pregio prevalentemente al nord se ritorna la lira con iperinflazione per cercare di puntellare il collasso dell'Italia facesse detonare il diritto di autodeterminazione delle regioni per chiedere l'annessione a Francia, Svizzera, Austria, proprio per poter mantenere in resilienza nelle regioni del nord-ovest, del nord e del nord-est di talune parti del centro-nord, ecco, quel tessuto industriale non delocalizzabile, e quindi per potersi sottrarre queste aree industriali dalla rovina del ritorno alla lira e salvandosi dal morente Stato italiano. Ecco, se ci fossero operazioni militari e cannonate, quanto poi varrebbero gli immobili pieni di buchi? Chi cazzo mai pagherebbe acqua, gas, elettricità, telefonia in un paese in cui prima di uno shock finanziario per default l'Italia e poi per ritorno alla lira ed iperinflazione con difficoltà a mangiare e bere, ecco, tutte le aziende delle commodities avrebbero difficoltà a mantenere il loro business proprio perché il costo dell'importazione dell'energia sarebbe alto, ma le bollette non le pagherebbe nessuno in Italia per carenza appunto di valore aggiunto prodotto e di impossibilità di importare queste materie prime ed energia che non potrebbero sostenere più un'economia di trasformazione e che l'esportazione principale sul mercato dell'Unione Europea sarebbe chiusa con dazi e contingentamenti. C'è infatti il problema del debito pubblico italiano classato in Eurolandia, questo scomparso dall'attivo prevalentemente francese ma anche diciamo in Germania avrebbe creato un enorme danno in Europa ed il mercato europeo sarebbe interdetto ai prodotti italiani, onde permettere alle aziende europee di occupare le quote di mercato dei prodotti italiani in Europa, e le aziende europee lavorando potrebbero finalmente aiutare il sistema finanziario europeo a riprendersi dalla stangata del default italiano. Vi invito, se non l'avete fatto, ad andare a seguire il podcast Default Italia, il botto termofinanziario italiano. Interessante anche un altro podcast che vi invito ad ascoltare, lo potete trovare sempre nella stessa playlist. Quello che i politici, ladri e stupidi non dicono, l'apocalisse nel ritorno alla lira. Tiè, piglia in carta e porta a casa. Ecco, e con questo feroce e fugace podcast abbiamo terminato. Ecco, siccome avete visto, anche questa puntatona feroce sintetizza piuttosto bene la mia opinione. I problemi dell'Italia sono insolubili nel XXI secolo e quindi il debito pubblico italiano è sostenibile? Sì, sto cazzo!